Cristiana, tu sei disabile da diversi anni, ma ti sei sentita di scrivere una lettera a Giorgia Meloni dopo aver sentito i commenti in televisione sul 41 bis. Che cos'è che ti ha mosso? Mi ha mosso il fatto che sono convinta e mi devi credere, quando lo dico mi deve credere anche Giorgia Meloni, il nostro Presidente del Consiglio. Sono privilegiati quelli che vivono il 41 bis rispetto a noi disabili, perché loro hanno anche le 2 ore d'aria al giorno e io no. Loro hanno tutta l'assistenza necessaria, noi no. Loro hanno tutto gratis, medicine comprese, noi no. Ecco, giusto per iniziare ho detto, dico basta dire aboliamo il 41 bis. Magari ce l'avessimo noi il 41 bis. Tu vivi a casa da sola, ma non sei autosufficiente. Infatti, sono dipendente 24 ore su 24. Mi funziona solamente in parte questo arto destro e basta. Comunichi con i social, con ovviamente il computer, con le persone che vengono a trovarti, a farti passare delle ore, che sono amici e non persone pagate. Esatto, sì. Sono tutti amici che mi aiutano e mi mandano contributi su Facebook, su Liban, e altri mi danno assistenza fisica e sempre mi aiutano. Tutto gratuitamente, ciò che mi fa qualche ora al giorno, qualcuno la notte. Come sbarchi il lunario? Come fai ad andare avanti tutto il mese? Grazie a quello che mi arriva da Facebook, insomma, perché con 300 euro di pensione invalidità, 500 di accompagnamento, non arriverei neanche, cioè pagato l'affitto, è finita lì, cioè le bollette, come tutti, il cibo, il vestiario. Che cosa speri dalla lettera scritta a Giorgia Meloni, una PEC? Allora, sì, è una PEC che gli ho mandato e l'ho fatta a lettera aperta per farla, sperando che la legga, e spero che mantenga la promessa fatta in campagna elettorale, che poi subito dopo è... non se ne è parlato più, di dare almeno da 300 a 1000 euro ai disabili, che già sarebbe qualcosa per aiutarci, e più che cambi un po' la situazione, che si veda un piano nazionale per la disabilità, perché qui non possiamo stare al buon cuore delle regioni, perché c'è una disparità di trattamento in tutta Italia, da regione a regione.